Brichini, bentornati in questo video di Minecraft. Ragazzi, siamo nella vanilla, episodio numero penso 20. Abbiamo fatto doppia cifra tonda, non lo so, non mi ricordo. Lo scopriremo solo vivendolo. Ragazzi, oggi andiamo a fare una cosa bellissima. Potreste aver intuito da questa struttura gigantesca oggi, ragazzi. Vorrei fare un mob spawner. Allora, vorrei fare un mob spawner. Lo so. Molti mi diranno, ma guarda che uno spawner messo in mezzo dove ci sono tutte queste cose qua potrebbe non essere, diciamo, non è dei migliori perché ci sono i punti di spawn o altro, ma onestamente non voglio che sia super performante, voglio che ogni tanto qualche drop dei mob anche normali ci sono. Quindi ragazzi, andiamo a vedere cosa ho fatto. Allora, per iniziare ho creato questa salita che devo farla a piedi. Poi quando avremo le dita, ragazzi, la faremo, ovviamente la faremo volando, ma per adesso non ce l'ho. Ho fatto questa salita con le planks, con un sacco di ladder, ho buttato via un sacco, ma dico un sacco di legno, e non ho neanche messo un goccio d'acqua sotto, quindi se per caso muoio sono fregato. E tu, Bricks, ma potevi pensarci prima? Vabbè, però, ragazzi, non preoccupatevi che dovrei aver preparato tutte cose. Allora, qua dentro, non è vero, qua dentro, non è vero. Quindi, qua dentro, ok, abbiamo le nostre belle cosine. Iniziamo a farci una cosa facile facile. Ragazzi, io ho lasciato andare le fornaci, non so per quanto tempo. Guarda che bello! Da qua si vede tutto il mio mondo, che bellino! Comunque. Dovrei avere possibilità di fare una fonte d'acqua infinita, quindi facciamo... Ho già sbagliato. Facciamo così. Ok. Acquetta da una parte, acquetta dall'altra. Abbiamo l'acqua infinita. Io per sicurezza metterei un po' d'acqua che scende qua. Ok. E un po' d'acqua che scende anche tipo... qua, così se per caso per adesso dovessi morire di caduta, magari mi riesco a salvare con un po' d'acqua. Quindi abbiamo la nostra bella acquetta infinita. Poi ho preparato tante belle cosine. Allora, iniziamo a mettere a posto le cose che so che non mi servono. Quindi queste cose qua le lasciamo qui. Lasciamela prenderei quasi quasi. E prendiamoci tutte le cose che ci servono. Quindi un po' di queste, un po' di queste. Ho già finito. Allora, iniziamo a fare così. Iniziamo a salire. Questo pezzo di cobblestone non lo voglio. Addio, grazie per il pesce. Saliamo sopra e, ragazzi, vediamo un po' se mi ricordo come si fa. Perché non mi ricordo. Se c'è, non mi ricordo. Io so solo che qui sopra c'è un buchettino. Ok, non cadermi. E di qua si fa 1, 2... Di qua c'è questo, quindi chiudiamo così. Di qua c'è questo, e quindi dovremmo... Oh, non è vero, l'ho sbagliato. Dovremmo essere così. Così dovrebbe esserci il nostro buco, dove dentro ci sono i hopper. Però un hopper è qua, un hopper... Sì, ragazzi, qua con i quattro hopper. Quindi da qua dobbiamo tirare delle linee. Quanto lunghe dite voi? Non mi ricordo. Dovrebbero essere 7, barotto, non vediamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vediamo un po', ragazzi, ricordatevi di... Ma io potevo prendere Silta, cioè a me non mi si rompevano. Che stupido. Adesso qua di qua li vado a prenderlo. Comunque facciamo così, così, così. Ok, poi tiriamo su una riga anche qua. Dopo comunque, ragazzi, vado a prendere il piccone con Silk Taccio. Se tutto va come deve andare, adesso facciamo la prova, vediamo un po', eh. Al massimo lo allungo di 1, non è un problema. Per adesso sprechiamo questo. Se io metto l'acqua qua, dovrebbe arrivare... Oh yeah, ragazzi, è lungo, quindi è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e uno spazietto, perfetto. Allora, andiamo... Io... Geronimo! Mamma mia, ragazzi! che rischio assurdo. Allora, prendiamo il piccone con Silk, dai, forse è meglio, eh?
Ok, la prima parte, ragazzi, è fatta. Sono alto, mamma mia che paura. Andiamo a fare il contorno. Ragazzi, non so se questa puntata qua ve la lascio... come si dice in italiano correggiuto? Ve la lascio tutta insieme oppure magari la divido in due pezzi. Se la divido in due pezzi, ragazzi, troverete parte 1, parte 2. E il video uscirà uno con una distanza di... boh, ipotizzo 2 giorni di distanza al massimo. Non credo più di quelli, anche perché non voglio star qua a farvi aspettare 18 ore per vedere un mob spawner. Però, vediamo, questo è fatto. Poi, andiamo qua. Ho scelto di usare la stone perché mi piaceva la stone. Non credetemi il motivo. Mi piaceva usare la stone. Non so, mi ispirava... mi ispirava la stone. Quindi non chiedetemi per quale motivo ho scelto la stone. Ragazzi, un materiale qualunque va, basta che non siano materiali troppo fragilini, secondo il punto di vista. Quindi andiamo di qua, facciamo così, 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 così. Ok, poi vediamoci altra stone. Vai così. Ok. Poi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Perfetto. Chiudiamo anche qua. E la prima parte, ragazzi, è fatta. Quindi abbiamo la base del mob spawner. Da qua devo alzare 1, 2 e 3. Quindi iniziamo a fare il perimetro. Ok. Poi chiudiamo qua. Chiudi il perimetro. Ok, saltella. Perché a poco siamo anche più tranquilli, possiamo costruire un pochino più scialli senza rischiare di morire ogni 3 secondi. Ma se dovessi buttarmi giù, c'è un po' d'acqua, sì. Giusto per buttati qua, poi vai così, vai così, vai così, vai così, vai così, vai così. Qua shift per sicurezza, bricks, shift. Sapete, ragazzi, sapete quante volte sono morto perché non tengo lo shift muto? Troppe. Quindi, avanti. Abbiamo chiuso tutto, perfettissimo. Andiamo adesso giù. Siltaccione, prendiamolo, mettiamo qua un po' d'acqua. La recuperiamo e piano piano scendiamo con l'acqua che scende. Che metodo, Troppo forte sono. Poi, allora, prendiamoci le slab, le trapdoor. Lasciamo giù qualche pezzettino di stone. Prendiamoci altre trapdoor. Dovremmo esserci più o meno. Io ho un pezzo di pane da mangiare. Gnammi, gnammi. Ok, perfetto. E torniamo su. Adesso, come tornerò su visto che è tutto bucato? Bella domanda, non lo so. Comunque, da sotto fa abbastanza schifo. Anche perché una parte è fatta bene e un'altra è fatta male. Però vabbè. Qui taglia. Ok, metti il buco e rimetti il buco per sicurezza. Adesso le trapdoor vanno messe. Le trapdoor, poi io dico trapdoor. No, sono trapdoor, scusami. Le trapdoor vanno messe così. Vero? No, non vanno messe così. Vanno alzato di uno, dite? Sapete che forse va alzato di uno? Forse va alzato di 1. Salta! Bravissimo. Per fortuna non faccio per parkour, perché sennò sarei morto sempre. Quindi, potenzialmente parlando, qua deve essere pieno. Vabbè che ne ho tante, Quanti ne ho? Sì, dovrei farcela, Qua sotto vanno messe le slab. Allora, le slab vanno messe ogni L, tipo L va messa una slab qua, poi un'altra L va messa qui, un'altra L e va messa qua, poi da qua una L va messa qui così,
Una L va messa qua, ok? Dovremmo esserci. Poi L vai così, la metti qua. E L la metti. Sapete che non mi ricordo minimamente. Porca vacca, datemi un secondo, vado a controllare come mi ricordo. Allora, ragazzotti, sono andato a controllare. Il pattern giusto è questo. Quindi ve lo faccio vedere. Allora, si parte da qui. Se ne salta 2, se ne mette 1. Quindi si fa così, poi L così, poi L così, poi L così, poi qua si fa 1, 2, si mette questo, poi 1, 2, 3, quindi 1, 2, L, 1, 2, L, 1, 2, L, poi da qui se ne piazza 1, 2, L, quindi è 1, 2, L così, 1, 2, L ed è così. Il pattern giusto è questo, riproduciamolo su tutto, però qua ne manca una che deve essere tipo da questo qua 1, 2 e sopra, quindi da questo qua è 1, 2 e sopra, perfetto. Così abbiamo il pattern perfetto riprodotto nello stesso modo. Quindi andiamo avanti, facciamola da qua. Il pattern dovrebbe essere giusto. Questo qua, ragazzi, serve per non far spawnare i ranni. Poi ho scoperto, che non lo sapevo mica, quindi devo. Ho scoperto che, adesso vi faccio vedere che cosa, che serve una slab qua sotto. Quindi prendi l'acqua e fai questo, questo, slab e slab. Adesso se io per sicurezza mi prendo quest'acqua, tappo il buco e poi rompo tutto, dove va a finire l'acqua? L'acqua finisce nello stesso punto di prima. Quindi non so per quale motivo mettono la slab, però mi dicono di farlo, io ragazzi, io lo faccio, quindi. Fatto questo, ragazzi, basta chiuderlo. Basta chiuderlo. Per chiuderlo io vorrei fare così, guardate, eh. Vorrei salire sopra di uno, mettere le slab che ne ho ancora parecchie qua sopra. E ragazzi, chiuderlo. Quindi datemi un secondo che chiudo tutte le robe. Vediamo un po' se riesco a farlo velocemente. Quindi datemi un secondo che chiudo tutto, eh. Allora, ragazzotti, ce l'ho fatta. Ho chiuso tutto potenzialmente già che c'ero. Ho concluso anche il buchetto. Buttiamoci che c'è dell'acqua. L'ho messo apposta, almeno non ci muoio. Mettiamo un secondo un po' di stone così blocco l'acqua infinita. Prendiamoci l'acqua, perfettissimo. Quindi prendi questo, prendi questo, prendi questo, prendi questo. Facciamo così, così qua, per, poi questo qua non so se tenerlo oppure no, ci penserò. Togliamo la stone che c'è qui. Togliamo questo, 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 questo qua. Ok, very good. E ragazzi, adesso devo capire, a parte il fatto che voglio riprendermi l'acqua, ok, devo capire dove mettermi per fare la farm, dove farmare. Quindi se io faccio così, quasi quasi qua, faccio questo e metto delle slab qua sopra, i mob non dovrebbero vedermi e io potrei riuscire a spaccarli. Ragazzi, funziona! Guardate! Avete visto? In questo istante! Che bello! Allora, butta via tutto, ridammi un secondo le cose che mi interessano. Quindi vai così, vai così, vai così. Qua prendi tutte cose. Dammi uno. Vabbè, anche se due, uno, due. Mettiamo un po' di torcine qua così non spawnano le peggio cose. E ragazzi, vediamo un pochetto. Allora, potenzialmente parlando, F3. Se io guardo sopra c'è un'entità, quindi sopra c'è qualcuno, sotto però ce ne sono parecchie di più, quindi sarà mio interesse, ragazzi, mettermi qua e illuminare qualunque cosa c'è sotto. Ma per adesso, giusto per fare una prova, io tolgo tutte le entità, le faccio ripartire, vediamo un po' cosa succede. Se ne spawna almeno una. Guardate in alto, entità 3 su 150 disponibili. Ragazzi, se tutto va bene, stando fermo qua, prima o poi, dov'è che è? Ma poi dovrebbe cadermi giù un mob. Io vedo 3 entità su 185, sentitelo!
Ciao spicognaccolo! Venga qui, spiccio! Spicognaccolo? Olè! Funziona! Fa abbastanza ridere, però funziona, ragazzi, funziona! Quindi, guardate, guardate! Funziona! Che goduria! Ragazzi! Magari in live ci mettiamo a completamente riempire di torce tutto, però ragazzi, la mob farm funziona, qui c'è uno spicciugnacco che è appena morto, io ho già trovato, guardate, guardate come funziona, funziona benissimo, no, cioè benissimo parlone, però ragazzi, stanno arrivando mob, eh? Funziona alla grande, mob farm! E anche un po' farm di esperienza. Io vi ringrazio per la lezione. Vi ricordo di commentare, lasciare un mi piace con il video, iscrivervi, attivare la campanellina. Noi ci vediamo alla prossima. E come al solito, addio e grazie per quanto il pesce. Ciao ragazzi!